Ciao ragazzi, oggi voglio eseguire insieme a voi una piega liscia. Volevo farvi vedere semplicemente la differenza tra una piega, quindi liscia, effetto spaghetto, e una piega liscia però effetto un po' più morbido, che si va a curvare leggermente sulle punte. Quindi vi farò vedere appunto la differenza e di come il capello lavorato leggermente più morbido sulle punte, sulle lunghezze, si presenterà poi effettivamente, secondo il mio parere, molto più innanzitutto naturale, ma poi anche meno voluminoso. Seguiremo da un lato appunto la tecnica effetto spaghetto e dall'altra quella un po' più morbida, così vediamo insieme la differenza. Ci serviranno due non più becchi grandi di un pettine a coda di una spazzola con questo tipo di setola e di legno. Lavorando il capello liscio con questo tipo di spazzola anziché la spazzola termica mi dà un risultato migliore, un risultato molto più, ecco, meno voluminoso rispetto alla spazzola termica. Ecco, la spazzola termica la uso generalmente più per effettuare delle pieghe mosse. Ci servirà anche un phon, in questo caso io ho un Parlux, il mio Parlux, che non lo cambio con nessuno, e se ne avete altri provate questo perché è uno dei migliori. Una piastra media grandezza, che non superi, ecco, i 220 gradi, però in questo caso andrò a lavorare a 180 gradi perché non voglio sciogliere i capelli della testa. E niente, penso non ci manchi più nulla. Procediamo con il lavoro e passo dopo passo vi spiegherò appunto quello che andremo a fare e come farlo. Dobbiamo innanzitutto capire su quale capello ne stiamo andando a lavorare. E cosa vogliamo ottenere? In questo caso noi stiamo lavorando sul capello, vabbè, finto, quindi sintetico. Come conformazione non è molto doppio ed è abbastanza liscio. Quindi per effettuare una piega liscia noi andremo a presciugare. Se invece avremo avuto un capello quindi molto più corposo e soprattutto riccio, dovevamo lavorare da capello bagnato per modificarlo e farlo diventare liscio. E quindi viceversa. Importante nella preasciugatura è asciugare tutti i capelli in tutti i sensi, in modo tale da non avere quindi delle pieghe anomale al capello. Abbiamo suddiviso la capigliatura in due sezioni, appunto perché volevo insieme a voi guardare la differenza tra un'asciugatura e l'altra. In questo caso sulla zona di sinistra della testina effettueremo quindi una piega liscia però con le punte più morbide, mentre sulla zona destra della testina effettueremo quindi la classica asciugatura liscia effetto piastra spaghetto che cade a piombo. Per questa quindi questa piega effettueremo delle sezioni orizzontali. Non so se si vede.
quindi proseguiremo sia sulla parte posteriore che dei laterali con sezioni orizzontali, mentre per la piega liscia, però effetto più morbido, quindi con le punte più curve, più morbide, effettueremo delle sezioni oblique. Dobbiamo comunque tener conto di disegnare nella zona posteriore delle diagonali posteriori e quindi proseguire nella zona posteriore sempre con le diagonali posteriori. Molto importante è mantenere la posizione della spazzola in diciamo parallela alla divisione che ci siamo effettuati. Quindi sia per un lato che per l'altro dobbiamo mantenere la posizione della spazzola in modo tale che sia parallela alla sezione che ci siamo creati. Un'altra piccola accortezza quando andiamo ad effettuare le nostre sezioni di capelli, dobbiamo tener conto che comunque non devono superare come grandezza, come spessore, il diametro della nostra spazzola. Dobbiamo prestare attenzione al posizionare bene quindi il becco del phon. Se noi lo posizioniamo in questa direzione, non faremo altro che bruciare i capelli. E invece la posizione del phon dovrà essere leggermente piegata e quindi deve accompagnare la nostra sezione di capelli sulla spazzola in modo tale che vada a chiudere tutte le squame del capello. Terminato la piega nel settore, nei due settori posteriori, procediamo con i laterali. Per la sezione di sinistra dobbiamo sempre disegnare quindi delle diagonali posteriori. E quindi procedere con l'asciugatura. Dobbiamo avere l'accortezza di far chinare il capo della cliente nel senso, diciamo, opposto a dove stiamo andando a lavorare, in modo tale da non creare poi dopo troppa ecco, elevazione con la spazzola. Non andiamo a creare quindi dei volumi con la spazzola. Procediamo quindi con il settore di destra, sezionando i capelli, tracciando delle linee orizzontali. Procediamo quindi con l'asciugatura, stilizzando e quindi fissando la piega con la piastra, ripetendo quindi tutti i procedimenti e avendo le stesse accortezze che abbiamo avuto per l'asciugatura con la spazzola del phon. Io ritengo appunto che questo tipo di asciugatura sia molto più naturale, molto anche più bella da vedere. Bene ragazzi, il mini tutorial è finito e spero che vi sia piaciuto e magari che vi abbia dato magari qualche risposta su qualche domanda che prima vi ponevate. Se avete delle domande da rivolgermi o qualche consiglio riguardante qualcosa, non esitate, non esitate, non esitate a scrivermi. Anche magari con un video di risposta. Vi saluto e alla prossima.